Bentornati ragazzi, bentornati al nostro canale. Bentornati da Toco e da Lobix. Allora Toco, oggi che recensiamo oggi? Oggi recensiamo un bellissimo smartwatch. Oggi recensione di un nuovo smartwatch, lo andiamo a vedere insieme, lo proveremo, guarderemo un po' tutto. Lo facciamo sempre insieme, io, Toco e voi. Ma prima la sigla. Andiamolo a vedere insieme, lo andiamo a vedere prima però. Andiamo a vedere un c***o. Allora, oggi andremo a recensire questo smartwatch. Lo smartwatch si presenta in una scatolina piccola, elegante direi. Elegante. Sì. Elegante. La apriamo. Questo è il nostro smartwatch. Diciamo uno smartwatch per polsi importanti. Infatti le dimensioni sono abbastanza grandi. Ok, all'interno troviamo poi anche il nostro cavetto per poter ricaricare, sempre senza trasformatore. No, quello. Quello purtroppo... Non ce lo dà nessuno. E poi il nostro classico... Manuale di istruzione. Buttiamo via tutto. Manuale. Ovviamente non ci sarà la lingua italiana, no? Non c'è la lingua italiana. Non c'è lingua italiana. Vabbè. Comunque, come si presenta questo smartwatch? Lo smartwatch si presenta, come dicevamo, per dei polsi importanti, con un solo cinturino. Quindi c'è solo un cinturino, però sembra di buona fattura, dai. Non sì. Sembra male. La sua seconda recensione su un orologio. Vi ricordiamo che se volete vedere quella della prima recensione, di uno smartwatch molto valido, lo troverete... Dove farlo, compagno? Non va grande. Ricordiamoci che questa è la seconda recensione per noi di uno smartwatch. Ovviamente se volete andare a vedere la nostra prima di uno smartwatch molto, ma molto valido... Se ve lo siete persi... Lo troverete alla fine del nostro video. Alla fine del nostro video troverete il link, ossia sulla nostra destra, per andare a vedere... Adesso andremo a parlare di questo smartwatch, andremo a vedere le funzionalità tecniche, andremo a vedere un po' come si comporta, la risoluzione. Intanto vi diciamo un po' che per quanto riguarda il manuale di istruzioni contiene un QR code attraverso il quale andrete a trovare l'applicazione da poter scaricare per poter abbinare lo smartwatch al smartphone. Non ci perdiamo in chiacchiere. No. Andiamo a vedere un po' come funziona, ve lo facciamo vedere e lo guardiamo insieme. Come possiamo subito vedere dal funzionamento del caricabatterie, che tra l'altro ha un suo verso, abbiamo delle calamite, quindi è anche difficile sbagliare, perché da una parte vediamo che tende ad attaccarsi, avendo il polo opposto, dall'altra parte si respinge. È impossibile sbagliare, perché? Le calamite o respingono o si attaccano, esatto. Quindi non si può sbagliare. Esatto. Comunque, nell'evenienza, toccando i pin, non succede niente, nel senso non va in corto qualcosa, è solo semplicemente che per fare combaciare le calamite bisogna mettere il polo giusto. Una cosa che vi volevamo dire per quanto riguarda questo smartwatch è la grandezza del quadrante, che è di 1,3 pollici, e la risoluzione, che è un'ottima risoluzione che poi andremo a vedere, e cosa molto importante, è anche impermeabile. È IP68, quindi potete utilizzarlo anche in piscina, andando al mare, potete fare la doccia, quindi la casa costruttrice ci garantisce che sia impermeabile. Soprattutto anche per fare sport all'aperto, tipo una corsa anche se piove, perché c'è gente che lo fa. Quindi siete tranquilli su questo punto di vista. Ma chi è che corre quando piove? Io non di certo. Nemmeno io. Andiamo a vedere adesso la qualità grafica, andiamo a vedere tutte le sue funzionalità, andiamo a vedere un po' da vicino questo smartphone. Allora, cosa molto importante, vi ricordo che purtroppo questo smartwatch non ha GPS. No, assolutamente. Quindi l'unica cosa per averlo è agganciarsi al cellulare tramite Bluetooth. Quindi, comunque, cosa molto importante, se mai dovessimo uscire a fare sport senza cellulare, lo smartwatch, collegato poi successivamente allo smartphone, andrà a caricare direttamente tutti i dati, quindi nulla andrà perso. Va bene, noi siamo pronti. Adesso vi facciamo vedere lo smartwatch. Coco, tu sei pronto? Io sono pronto, sempre. Voi siete pronti? Iniziamo. Un'applicazione molto basica.
Andiamo a vedere che nella prima schermata troviamo il contapassi, troviamo la rilevazione del sonno e troviamo uno sport che possiamo impostare. In questo caso abbiamo corsa all'aperto, dove ci va a valutare il chilometraggio, l'ora effettiva di sport, il ritmo che abbiamo avuto e il consumo di chilocalorie. Nella seconda schermata troviamo le varie notifiche che possiamo ricevere. Anche questo smartwatch può ricevere notifiche, può dal telefono, quindi potete vedere chi vi chiama, potete attivarlo o no, potete impostare se ricevere gli sms oppure no, potete poi impostare insomma tutte le varie voci: Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, eccetera eccetera. Con altre invece andrete a impostare tutte le altre notifiche come Gmail, le varie mail. Poi abbiamo gli allarmi, che praticamente potete impostare delle sveglie o dei promemoria, lo scatto remoto che sta a indicare appunto la fotografia, quindi con allo scuotere del polso con l'orologio indossato il vostro cellulare scatterà una foto. Altri andremo a vedere che c'è il trova dispositivo, ciò significa che se non avete il cellulare a portata di mano oppure viceversa non avete lo smartwatch a portata di mano e lo volete cercare, basta schiacciare su trova dispositivo, ovviamente il dispositivo deve essere collegato col Bluetooth, e lui ve lo farà suonare. Poi c'è il formato ora, 24 o 12 ore. Come per tutti gli altri smartwatch, se state per troppo tempo fermi e avete impostato questo tipo di avviso, la visualizzazione rapida sta ad indicare appunto il giropolso, se attivo, se attivarlo oppure no. E poi c'è il meteo. Cosa molto bella di questo smartwatch è il meteo, perché vi starà a indicare, ovviamente sempre se collegato tramite Bluetooth, lo smartwatch e lo smartphone, vi darà appunto il meteo in tempo reale della città che andrete a impostare. Passando invece nell'altra schermata andrete a trovare il profilo che dovrete compilare, i vari obiettivi, per esempio qua troviamo impostato l'obiettivo dei passi, giornaliere, con le informazioni della vostra applicazione. Andiamo a vedere il nostro smartwatch, non è interamente touch ma solo un tasto è touch, e tramite questo tasto andremo ad attivare appunto il nostro smartwatch. Troviamo pure due pulsanti laterali, uno serve per registrare la vostra attività sportiva preferita tenendolo premuto parte, e l'altro serve solo per tornare indietro. Infatti se ci facciamo caso, andiamo avanti, noi premendo questo tasto torniamo alla schermata principale. Per quanto riguarda le smart face, ne abbiamo tre. Al premere cambiamo, quindi questa è la seconda, abbiamo visto la prima e questa è la terza. Diciamo ce ne sono poche, sono solo tre, però sono tutte e tre carine. Ognuna di essa dà l'indicazione dell'orario, del battito del cardiaco, della frequenza cardiaca e dei passi e delle chilocalorie perse. C'è la data, il giorno. Quindi vediamo già a livello grafico, vediamo che è veramente bello. Abbiamo le varie pagine e scorrendo vediamo che è molto fluido lo scorrere. Dall'inizio troviamo il contapassi, poi troviamo le calorie, la distanza percorsa durante uno sport, la rilevazione del sonno, la frequenza cardiaca. Poi abbiamo il menu degli esercizi, quindi il menu degli sport. Premendo possiamo accedere al sottomenu dove ci sono tutte le varie tipi di sport, dalla passeggiata, jogging, bicicletta, salto alla corda. Comunque troviamo tutti i vari sport come sono presenti anche in quasi tutti gli smartwatch. Torniamo indietro, poi abbiamo la rilevazione della pressione arteriosa, la rilevazione della saturazione, quindi della quantità di ossigeno nel sangue, i vari messaggi, può contenere fino a 3 messaggi. Cosa molto importante, ci dice pure che tipo di messaggio è, questo per esempio è WhatsApp, andiamo a vedere che c'è l'icona di WhatsApp. Praticamente adesso non abbiamo messaggi, anzi abbiamo un messaggio del gruppo che saluto, dei amici universitari. Poi abbiamo il player, quindi attraverso questo smartwatch possiamo controllare la musica del nostro smartphone e andare avanti, mettere in pausa e quant'altro. Abbiamo lo scatta, quindi come vi dicevamo abbiamo attraverso lo smartwatch possiamo attraverso il movimento del polso scattare una foto con lo smartphone. Possiamo impostare un timer che sia crescente o decrescente e poi abbiamo le impostazioni dello smartwatch. Come vi dicevamo, la grafica è bella, è accattivante, è a pieno schermo, non c'è nulla da dire sulla grafica. Ecco, questo è il nostro smartwatch. Abbiamo visto lo smartwatch, l'abbiamo visto più da vicino, abbiamo visto la sua applicazione, insomma, arriviamo alla conclusione finale. Diciamo che lo smartwatch a noi ci è piaciuto, però c'è qualche ma. A livello di grafica
Molto bello. È molto bello, si vede molto bene il sole. A livello di quadrante diciamo che è pieno, perché di solito i vari smartwatch rotondi all'interno hanno una cornice attraverso la quale leggiamo le informazioni. Questo invece possiamo dire che riempie tutto lo schermo. Lo smartwatch non è interamente touch, ma come la stragrande maggioranza degli smartwatch economici, ha solo un tasto touch molto sensibile, funziona quasi sempre, e attraverso la pressione di questo touch entriamo nei menu e ne salto meno. Quindi a livello di grafica direi che va bene. Sì, è molto bello, e tra l'altro a differenza di altri smartwatch ha anche dei tasti sul laterale. Sono un torno indietro, più di quello non fanno. Come peso, vedete lo smartwatch che è di grandi dimensioni, però come peso non è eccessivo. Al polso sta bene. Non è pesante da tenere tutta la giornata, diciamo, non esatto, è fastidioso. Esatto, anche per chi fa sport lo può tenere, per chi va a correre lo può tenere e non si sente nemmeno addosso. Invece per quanto riguarda la batteria, il nostro manuale ci diceva che in stand by questo orologio aveva una durata di 7, massimo 10 giorni. Però loro dicono sempre in una maniera abbastanza risparmio energetico. Diciamo che si tengono larghi. Si tengono larghi. Abbastanza larghi. Ok, noi che l'abbiamo provato per tanti giorni, tanti, e abbiamo fatto più di una ricarica, vi possiamo garantire che questo smartwatch con le funzionalità attive sempre dura massimo 3 giorni. 3 giorni. Dura massimo 3 giorni con tutte le funzionalità attive. Se invece andiamo a fare una sorta di risparmio energetico, quindi utilizziamo la frequenza cardiaca quando è necessario, oppure il giropolso non sempre attivo, magari durante le ore notturne lo si stacca, oppure quando si è al lavoro e non serve lo si stacca, insomma con un risparmio energetico noi andiamo ad avere un'autonomia di smartwatch che va dai 4 ai 6 giorni. Quindi, che non è comunque una cosa... Diciamo che caricarlo una volta a settimana, direi che ce lo possiamo ricordare, no? Almeno una volta a settimana ce lo possiamo ricordare. Certo è che quello che ci dice il manuale non è reale. Quello che invece non ci è piaciuto di questo smartwatch, purtroppo lo dobbiamo dire, abbiamo avuto qualche piccola pecca, piccola per modo di dire, sul contapassi per esempio. Contapassi che non è preciso, anzi direi che proprio non ci siamo, perché noi facciamo 100 passi e lui ce ne conta 10, a volte non ne conta nemmeno uno. È capitata una giornata che siamo arrivati alle 5 del pomeriggio e lui aveva contato 3 passi. 3. Quindi capiamo bene che insomma su questo... Quindi se il contapassi funziona poco, andrà a funzionare poco in maniera distorta il consumo delle calorie, la distanza percorsa. Quindi diciamo che a livello di software non è il massimo. Quindi per chi volesse utilizzare questo smartwatch solo ed esclusivamente per uno sport o per sport in generale, noi non lo consigliamo. No, esatto. Noi lo consigliamo. Se invece a voi lo smartwatch piace e le dimensioni della cassa sono di vostro gradimento, utilizzate degli orologi belli grandi, diciamo anche stile un po' militare, perché c'è un po' di stile militare. Esteticamente abbastanza anche comunque belli, compatti. Esatto. Poi come grafica è molto, ma molto bello. Se voi potete fare a meno di contapassi e quant'altro, o potete passarci sopra le carenze di questi tipi di funzionalità, va bene, però noi non ve lo consigliamo. Possiamo dire che comunque se voi fate una corsa non è detto che perché non funzionano i contapassi o abbiamo la frequenza cardiaca che non è precisissima, non vuol dire che lui non svolge completamente il suo lavoro. Cioè diciamo che a volte il suo funzionamento è risultato impeccabile, altre volte invece il suo funzionamento ha lasciato molto desiderare. Quindi diciamo che non è affidabile al 100%. Se magari un giorno andate a correre, lui vi farà un percorso preciso, con un contapassi preciso, con una frequenza precisa e quant'altro. A volte può capitare che magari andate a correre, tornate a casa e tutti i dati che voi vorreste vedere sul cellulare ve li trovate in maniera molto approssimativa. Anche per quanto riguarda il controllo della pressione arteriosa, abbiamo confrontato con altri dispositivi ed è bocciato. Purtroppo sì. Diciamo che ci aspettavamo un po' di più da questo smartwatch. Beh, detto questo, comunque sia, se lo possiamo paragonare al modello che abbiamo già recensito, io consiglierei sempre più l'altro. Anche questo smartwatch non è uno smartwatch che costa tanto. No. Lo potete trovare su Amazon o su altri siti
ad un prezzo che oscilla tra i 45 e i 60 euro. Il suo prezzo normale si aggira sui 55 euro, comunque in base alle varie offerte potete anche risparmiare qualcosina. Comunque vi lasciamo ovviamente i link in descrizione, come al solito i link in descrizione, se volete dare un'occhiata andate sui link e se volete acquistarlo. Comunque se volete andare a vedere, sì, ciao. Signora, va bene, io direi che il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e se volete fare un commento o fare qualche domanda scrivete e noi vi risponderemo. Per oggi è tutto da Coco e da Lobix, alla prossima. Va bene, il video finisce qua. Va bene, il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace. Se che cosa? La cosa è più semplice, non la stanno facendo. Lasciate un like. Lasciate un perché un commento. Perché? E se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi. Vi dovete iscrivere al canale. Vi dovete iscrivere al canale. 100 euro che si iscrivono al canale. 100! Finisce anche. Diventiamo poveri. Va bene, il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento. Like. No, non ci siamo. Noto. E se volete lasciare un commento, lasciatelo e noi vi commenteremo. E come vi commenterà? No, vi risponderemo. Finiamo e dondoliamo. Esatto. Siamo soddisfatti. Esatto. Iscrivetevi al canale. Ah. Sì. No. Per me è no.